ragazza. Avete veramente dimostrato ai cittadini che la cosa più bella è il donare e il dare. Diceva Goethe che è lieto solo chi può dare, è lieto solo chi può dare, e dare non è solo un fatto materiale. Il Forum dei Giovani è stato fantastico, come abbiamo parlato qua. Io voglio ringraziare prima di tutto Nello Gargiulo, Pippo Coppola, Claudio, tutti quanti voi, veramente che siete stati eccezionali. Il dare non significa dare qualcosa di materiale, voi avete donato qualcosa che è molto più importante, il vostro tempo. Avete donato voi stessi, avete donato il tempo che avete sottratto alle vostre famiglie, ai vostri cari, ai vostri affetti, per donarla alla comunità. E solo attraverso il dono si dimostra che la comunità esiste, che la comunità ha dei grandi valori. Ecco, questa è stata la cosa più bella e più importante. Veramente siete stati degli angeli per le famiglie, delle persone in momento di difficoltà, e gli anziani che non sapevano magari chi faceva la spesa, chi gli poteva aiutare ad andare in farmacia. Siete stati veramente qualcosa di eccezionale. Quindi io da tempo volevo incontrarvi, volevo ringraziarvi per ringraziarvi uno a uno. Io quando ci vediamo, il primo ringraziamento è attraverso un sorriso di gratitudine. Io esprimo la mia gratitudine a voi, che è la gratitudine di tutti i cittadini di San Daniele. E anche forse la penisola, perché abbiamo fatto cose, grazie a Pippo, che veramente è stato eccezionale, abbiamo fatto cose veramente fantastiche, distribuendo un genere alimentare, aiutando le persone in difficoltà, e abbiamo aiutato le persone. E questo ringrazio la Protezione Civile con i giovani, tutti quanti, non facendoci perdere la dignità. Questa è stata una cosa importante, perché non abbiamo fatto, siamo andati dandoci le cose, magari facendo il dotto des politico o altre cose di questo tipo, perché voi lo sapete benissimo, sempre detto a tutti voi, si aiuta non per un tornaconto politico, si aiuta non perché dobbiamo fare campagna elettorale, ma si aiuta perché siamo comunità. Siamo un popolo di persone e che ci aiutiamo uno con l'altro, c'è un mutuo soccorso. Quindi io veramente ringrazio di voi, ringrazio tutti quanti, ringrazio Nello Gargiulo che è stato un po' al di sopra di tutto, Pippo che è stato veramente eccezionale, e ringrazio loro per ringraziare voi singolarmente, Protezione Civile, Claudio con i ragazzi, Marica, Natascia che non vedo qua, ma spero che poi era. Veramente siete stati eccezionali. E quindi io da tempo sto dicendo, questo è solo un piccolo ricordo, è qualcosa di piccolo, che poi mi leggo pure. Abbiamo scritto: i cittadini cui sono affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, dice la nostra Costituzione. Ha inverato questo principio con il suo impegno nello sviluppo comunale di Protezione Civile in un momento difficile per la nostra comunità. Grazie per essere stato il meglio di noi. Voi siete stati il meglio di noi, e io a nome mio, a nome della mia giunta, dei miei consiglieri, a nome di tutti i cittadini, vi ringrazio di cuore. Grazie. Allora, la prima la diamo al comandante Gargiulo. Francesco, se ti fai vicino lo stringi pure. Al nostro Pippo. Allora, ma vicino a me. Perché la faccio con lui? Monito. Allora, Claudio, Claudio D'Esposito.
Francesco De Maio. Francesco, se ti vuoi fare la foto, ti metti, ti giri un attimo. Se non la vuole... Antonio, allora, un attimo soltanto, se volete avere un ricordo, fermatevi un attimo vicino al segno che vi facciamo la foto. Se non la volete fare, Antonio Bianco. Aspetta. Vai. Antonio Bianco. Giuseppe Gentile, Ciro Borrelli, grazie. Antonio Ferraiuolo, Gianluca De Martino, non c'è. Giulio Berriero, Pietro Di Brisco, aspetta un attimo, Pietro. Ok. Franco Veliero. Franco Guarracino. Domenico Ferraiuolo. Antonino Mastro. Aniello Celentano, a Santa Guermana, Carmela Rocco, Salvatore Russo, Giancarlo Vergiulo, Giancarlo D'Esposito, grazie. Gaetano Esposito, la nostra Maria Gerlandi. Aspetta, vai, 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 vai. Michele Esposito, Antonio Dranze, grazie. Pietro Massa. Adriana Pitia, Nadia Russo, Marciano.
Speriamo di essere impegnati in cose. Allora adesso parto col video. Ci troviamo al Comune di Sant'Agnello, sala consigliari, doveroso riconoscimento a questi magnifici volontari della Protezione Civile. Adesso facciamo due foto e poi due parole da parte del comandante, il capogruppo, caponucleo. Vai caponucleo, vai. Comunque, solo una cosa, ringraziamenti di cuore a questi validi marinai che nel tempo o nel momento della tempesta hanno affrontato con coraggio, dignità e perseveranza la difficoltà di operare e aiutando tutti coloro che erano in un momento di forte crisi. Comunque siete stati degli eroi perché non avete avuto paura di essere contagiati, noi ci siamo sentiti sereni e tranquilli perché ci stavate voi che ci proteggiavate. Inquadro uno per uno, due parole anche a una carissima amica, Marica, che lei non manca mai quando si tratta di fare del bene per gli altri. Vai Marica. Il mio è stato solo una piccolissima goccia nel mare, in questo grande oceano di cui faccio parte, e questa meravigliosa amministrazione che ha fatto veramente tanto in un momento molto molto critico. Io faccio un applauso a tutti questi ragazzi perché ho visto in prima persona quello che hanno affrontato giorno per giorno proprio per aiutare chi era in difficoltà. Quindi i miei più grandi complimenti, sono stata onorata di aver dato un piccolissimo apporto. Fondamentale. Grazie a tutti voi. Ok.